Avete riflettuto, ce la date una spiegazioncina dove vuoi, ci mancherebbe. Soprattutto appunto sulle metodologie in uso, perché purtroppo mentre ci domandiamo come fare ad applicare dei paletti, a creare delle gabbie, a cercare di emettere delle normative, in realtà quello che dovremmo fare è cercare di comprendere. Come al solito io torno sempre sul mio cavallo di battaglia, anche perché lo penso e lo considero fondamentale. Dobbiamo comprendere le cose prima di riuscire poi a mettere le mani nella marmellata, come si dice. Che ci dici, Antonio? Allora, intanto penso che non ci voglia un professore di Cambridge per capire meglio, per esempio, la mia personalità rispetto ai miei genitori, a mia madre in particolare. Credo che sia un ragionamento valido veramente per tutti. Io intanto, devo dire, ho apprezzato molto gli interventi, anche quelli del primo pomeriggio, in cui mi sembra che sia venuto fuori, intanto scusate, sto cercando la presentazione, che sta, da cui viene sicuramente un quadro abbastanza caotico di tutto quello di cui non abbiamo parlato. Cioè io potrei, ah, attenzione, questa non è. Viene fuori, diciamo, la tentazione sarebbe anche per me quella di scagliarmi contro il grande pericolo dei big data, delle nuove tecnologie, eccetera. Molte delle cose che abbiamo detto, cioè potrei anche aggiungere, per esempio, che ieri è uscito un bellissimo articolo che dice che le 10.000 biciclette che girano per Roma, ci permettono un grado di profilazione, di localizzazione mai permesso prima e così via. È chiaro che per loro quello delle bike sharing è un business in perdita. E giustamente fanno la stessa cosa che però fa Facebook, Google da molto tempo, però con altri strumenti, diciamo che è interessante anche questo. Però io penso che sarebbe stato un po' aggiungere ulteriore argomentazioni a una posizione che però non può, secondo me, esaurire completamente il novero delle cose da considerare. Cioè io ho un po' la sensazione che si stiano raccogliendo indizi contro un solo imputato. E questo qualche volta crea dei problemi. Intanto, vabbè, c'è questo problema delle buzzword, per cui magari noi qui oggi siamo stati molto rigorosi e quando abbiamo usato il termine fake news abbiamo avuto le idee molto chiare, poi qualcuno ha parlato di filter bubble, di confirmation bias, tutti più o meno sappiamo cosa vogliono dire queste cose, però nel dibattito pubblico dove poi si prendono le decisioni, io vado spesso a convegni dove certi termini vengono usati in modo seamless, no? Indifferente l'uno rispetto all'altro. E io credo che ci venga abbastanza in aiuto la semiologia in questi casi, che ci ricorda, come fa François Jost, grande semiologo, in questo libro del 2003, che alla fine non esiste una proprietà testuale, sintattica o semantica che permetta di identificare un testo come opera di finzione. E già questo dovrebbe smontare, non dico l'uso rigoroso del termine fake news, che mi sembra stiamo facendo qui da stamattina, ma il 90% degli usi che vengono fatti di questo termine. Cioè, credo che anche a voi sia capitato, a me una volta è capitato di trovarmi, ho aperto una porta per sbaglio in un centro congressi, pensando di andare al mio, e c'era un congresso medico dove si parlava di protesi d'anca, sale sul palco il relatore e inizia il suo intervento dicendo: lo so, viviamo in un'epoca di fake news, di post-truth, cioè ormai se ne parla come se fossero un po' le caramelle. Così come non bisogna mai dimenticare, e questa forse l'avrete vista, l'ha pubblicata ieri Valigia Blu, questa ricerca del Reuters Institute for Study of Journalism, cioè è vero che non possiamo capire l'impatto dell'algoritmo su un'elezione, però abbiamo un dato molto banale che è quello della reach. Insomma, la reach dei siti, dei cinque siti più frequentati in Italia, tutte insieme, insomma, fa una figura molto più rumorosa rispetto alla reach di tutti i principali siti che in Italia disseminano fake news. Quindi un po' il sospetto è che si debba provare a trovare un'altra traccia per capire davvero come circola l'informazione scorretta.
che non sia solo la traccia, perdonatemi, anche del pensiero computazionale. Io ho apprezzato molto il lavoro di, per esempio, di Walter Quattrociocchi, ho trovato eccezionale, però nelle sue mani, nel suo discorso pubblico funziona, perché parla a persone che sanno di che ambito stiamo parlando. Però se poi un articolo di giornale esce, il titolo che ci fa è tutta colpa di questo, cioè abbiamo raccolto prove solo a carico di un imputato. Quando si parla di hate speech, è vero, ci sono degli splendidi libri come l'ultimo di Sherry Turkle che ci dicono che effettivamente con questi schermi in mano siamo più aggressivi, è dimostrato a livello neurologico. Ma questo giustifica tutto il livello di odio che vediamo in rete da solo? Non è che anche in quel caso abbiamo raccolto prove a carico di un solo imputato. Proviamo a cercare un'altra chiave. Io non faccio più l'analista di business, però lo facevo fino a poco tempo fa. E una chiave che avevo era cercare di capire i soldi, no? Anche perché i soldi rispondono sempre alla domanda a cui protest, a chi giovano, che è sempre utile anche questo. Seguendo i soldi e facendo delle domande molto elementari, ma quando noi ci rivolgiamo a un media outlet, no? A chi fa informazione, che cosa paghiamo? Beh, nel 72-73 pagavamo l'informazione nel senso che leggiamo nei manuali, distinta dalla comunicazione. Cioè qualcuno che ci dà degli strumenti per farci un'idea sulla verità, non qualcuno che ci dice la verità. Se andiamo indietro di 10 anni rispetto a Woodward e Bernstein, l'inchiesta del Watergate, che era esattamente questo, cioè ai tempi la competizione tra nell'editoria era su quello era il prodotto. In 10 anni prima la ABC fece un racconto che sta su YouTube, lo potete sentire, sono le 5 ore della diretta dell'assassino di Kennedy, in cui si capisce chiaramente che c'è un codice tra emittente e ricevente. Perché per esempio dopo la morte di Kennedy si sparge la voce dell'infarto di Lyndon Johnson. E quello è un grossissimo problema perché tutte le deleghe passavano automaticamente a Johnson. Cosa fa il conduttore? Dice, vi diamo questa notizia, perché il compito è dare la notizia, ma vi diciamo che non è confermata. E in quel momento significava che sì, esiste una catena, no? Però era un momento gravissimo, perché insomma se anche Johnson muore, chi comanda? Per mezz'ora gli americani sono stati informati di questa mezza notizia, sapendo però che non era confermata. Mezz'ora dopo, una fonte che allora era molto accreditata, era la fonte ufficiale, cioè la Casa Bianca, smentisce che Lyndon Johnson ha avuto l'infarto. Ma se adesso la fonte è Trump, non so se avete mai visto le conferenze stampa di quella signora un po' curvy, che fa le conferenze stampa ufficiali della Casa Bianca, ecco. Le fa la CNN, io mi dimentico sempre come si chiama, ma sono eccezionali. È una persona che rappresenta fisicamente l'imbarazzo che potrebbe avere il capo della comunicazione della Union Carbide il giorno dopo la tragedia di Bhopal. E allora, se siamo in questo clima così balcanizzato, noi continuiamo a pagare quello che pagavamo nel 73? Io ho la sensazione che proprio tutta l'industria oggi si ripaghi in un altro modo, con dei grandissimi professionisti dell'infotainment sono loro a salvare l'editoria. Però c'è un prezzo poi da pagare nel dibattito pubblico. Quando per esempio muore Tiziana Cantone, si suicida, 8:30 prepara una trasmissione di mezz'ora in cui per tutto il tempo nel news ticker che c'è in alto c'è già la risposta. È la rete che ha ucciso Tiziana Cantone. Si sa, adesso penso che abbiate seguito la vicenda, la verità è che amici di Tiziana Cantone hanno fatto circolare un video molto spinto di lei su un gruppo di WhatsApp chiuso, qualcuno che non era evidentemente tanto amico poi l'ha pubblicato in un luogo pubblico, lei chiaramente ha avuto un tracollo in quel momento, ma ancora non si era suicidata. Si è suicidata quando questa notizia è stata riportata sui giornali. Perché? Perché i giornali avevano trovato una splendida notizia, cioè una cosa che ripagava il proprio modello di business. Allora, chi ha ucciso Tiziana Cantone? La rete o il momento in cui è stata passata la linea rossa della reale celebrità? La vicenda Blue Whale, ve la ricordate? Quando è che Blue Whale diventa la grande
la vicenda insomma dei bambini che si tagliavano e poi qualcuno si diceva si è suicidato. Beh, in Russia alcuni anni fa a un certo punto era diventata una vicenda pubblica perché l'aveva riportata un giornale, anche se la moda era partita su internet. In Italia se ne è parlato un anno dopo per un servizio delle Iene. E dopo il servizio delle Iene qualche ragazzo ha cominciato a fare molte ricerche su Google, qualcuno si è anche tagliato, abbiamo rischiato di avere anche noi di avere il bambino suicidato. Ma è un fenomeno che ci rivela quanto la rete è pericolosa oppure no? Ecco, ci vuole attenzione perché siamo passati da un mondo in cui compravamo strumenti per farci la nostra idea sulle cose a un mondo in cui compriamo qualcuno che dà voce alle nostre pregresse informazioni, scusate, opinioni disinformate. E questo è il punto. Nella balcanizzazione generale è chiaro che la comunicazione istituzionale rispetto ai mass media si trovano delle praterie per dire che fanno anche loro brand journalism. Io ho una piccola polemica con Daniele Chieffi, che oggi purtroppo non è potuto intervenire, perché lui usa il brand journalism anche quando parla al pubblico. Secondo me è giusto parlarne, ma quando ne parliamo tra addetti ai lavori, giustamente, perché si usano pratiche giornalistiche anche nella comunicazione aziendale, ma presentare poi il prodotto di queste pratiche come un prodotto giornalistico, secondo me, crea qualche problema. Che cosa impedisce la presa di consapevolezza del vecchio mondo per non aprire le praterie al brutto e pericoloso mondo che abbiamo davanti? Perché c'è quel brutto e pericoloso mondo, è provato scientificamente, prima abbiamo sentito delle bellissime relazioni su questo. Il problema è sia microeconomico che macroeconomico. A livello di singolo professionista è chiaro che quasi tutti capiscono al volo che è molto più facile rallentare la transizione, non imparare le cose nuove e arrivare così serenamente alla pensione, piuttosto che magari fare entrare le persone nuove che sanno usare questi strumenti nei grandi media outlet. Io faccio sempre l'esempio del terremoto ad Amatrice, no? Ci sono state due scosse, una ad agosto e una a settembre. Ad agosto Rai News 24, voglio fare il nome della testata, fece un lavoro straordinario. Dispiace dirlo, ma era anche perché molti giornalisti erano in ferie. E sono stati rimpiazzati da dei ragazzi che sapevano verificare le notizie su internet. Poi purtroppo a settembre, quando c'è stata l'altra scossa, abbiamo di nuovo visto la retorica del dolore, le polemiche, hanno dato dati sbagliati non verificati dell'Istituto di Geofisica, cioè parecchi errori li abbiamo visti da chi non sa usare internet come strumento di confronto e di verifica. Questa è un'informazione verificata, questa no. Cioè mancano proprio i codici e non si vogliono imparare nuovi codici perché è considerata una minaccia alla nostra stessa prospettiva professionale. E questo a livello microeconomico, e questo naturalmente si sposa con la minaccia nei confronti di tutta la grande industria a livello macroeconomico. È una santa e nuova ed eterna alleanza, che è una frase che sentite più spesso la domenica mattina, tra il problema microeconomico del singolo professionista e quello di tutta l'industria. Se non si prende consapevolezza anche di tutto quello che non va e che apre le praterie alle brutte prospettive di cui abbiamo parlato oggi, che cosa succede balisticamente se si rimane fermi? Che non è solo se non si trovano le soluzioni normative entro un mese prima delle elezioni, che francamente mi sembra giustissimo alzare l'allarme, però mi sembra difficile che in un mese si possa sistemare qualcosa. Mi trovo molto più realistico fare quel lavoro, diciamo, di un serio, grosso lavoro di educazione di questi nuovi codici a tutte le generazioni dopo, magari, no? Tutti insieme, anche quando il clima sarà più sereno, perché adesso non lo è per niente. Quello che succede adesso, per esempio, nelle aziende sarà sempre più facile, io lavoro spesso su questi progetti per le aziende, sarà sempre più facile chiamare brand journalism quello che al massimo è corporate generated content. Sarà sempre più facile vendere cattive idee. Perché? Perché sono quelle che la generazione precedente, quella che decide, che ha il budget, poi capisce meglio. Perché dovremmo sforzarci di far capire cose complicate? Sarà sempre più facile fare business sul divario delle competenze tra chi vende idee e chi le compra. Sempre più facile scegliere addirittura i criteri di misurazione di un'attività di comunicazione in modo che risulti sempre un successo planetario. Sempre più conveniente assumere profili junior, anche tra persone che magari sanno fare tante cose, in modo che non abbiano l'autorità poi per prendere decisioni strategiche. E poi soprattutto c'è il grosso vantaggio che
se nessuno capisce di internet, tutti capiscono di internet. E questo è un prezzo che paghiamo tutti i giorni. E quindi niente, io volevo limitarmi a fare una riflessione su tutte le nostre, e mi ci metto anche io, perché insomma anche io vengo dalla comunicazione analogica, tutte le nostre inadeguatezze rispetto a quello che sta accadendo. Secondo me, magari non sarebbe stata proprio una prateria, avremmo avuto una piccola catena di vecchi monti Appalachi che ci avrebbe separato rispetto al problema molto grave, che oggi siamo davvero completamente indifesi rispetto a quello che qualcuno, con contesti normativi completamente diversi dal nostro, può pensare di fare, incidendo sulla nostra formazione del consenso e per esempio anche sulle prossime elezioni. Basta così.